Bentrovati telespettatori del Sassone allo Stagno, questa settimana siamo a Vertova, qualcuno di voi avrà riconosciuto alle mie spalle il ponte di San Carlo e siamo qui per parlare della notizia della settimana. Arriva da Shanghai, parla della clonazione di due scimmie. Potrebbe essere la preparazione, l'anticipo della clonazione dell'uomo? E questa cosa vi preoccupa? Sentiamo cosa ne pensa la gente. Hai sentito le due scimmie clonate? Le clonate, sì, ho letto in Cina. Cosa ne pensi di questa cosa? Preoccupazione, magari domani possa succedere la stessa cosa per gli uomini? Ma so che a livello religioso l'etica, questo tipo di etica non va bene, però se potesse essere utilizzata per eventualmente curare delle malattie, why not? Tutto quindi questo. Non sei completamente parzialmente contrario? Parzialmente contrario, no. Mm. Non sono del tutto contrario. Ma con una questione che riguarda gli animali, quindi ci si deve fermare lì, o secondo te questo è un passo, il fatto che l'abbiano fatto sulle scimmie molto vicine all'uomo? Chiaro che la fotocopia umana non dovrebbe essere fatta per una cosa naturale della vita, insomma. Non trovo sia giusto che si fotocopi un essere umano. Però se questa ricerca può essere utilizzata appunto per eventualmente curare delle malattie che in questo momento non si possono curare, perché no? Certo. Non ti piacerebbe avere una persona completamente identica a te in tutto e per tutto? No. non penso sia nella logicità della vita, insomma. Ecco. Esseri unici, ripetibile, quindi assolutamente. Esatto. Okay. Idem stessa cosa? No. Ecco. Ma la pensiamo diversamente. Sì. Cosa ne pensi? No, se questo può servire per aiutare chi non riesce ad avere figli, potrebbe essere un'ottima idea, un ottimo canale. Ma qui si parla poi di rifare esattamente la stessa persona? Identica. Identica in tutto e per tutto. Avere un figlio identico a me non sarebbe male. Io lascio andare avanti loro, è il futuro, siamo nel 2018. Non ti fanno paura queste sperimentazioni sull'uomo? No, assolutamente. No? Perché no? C'è qualcos'altro che ti fa paura? Tante cose, gli F-24 mi fanno paura. Credo a tanti. Sì. Le scimmie clonate in Cina. Sì. Sono riusciti a fare due scimmie completamente identiche in tutto e per tutto. Beh, secondo me, cioè la mia opinione sempre, possono fare qualsiasi cosa, però non possono creare come il Dio, cioè degli esseri viventi come il Dio. Nel senso, possono creare ste cose, però non si può comportare come te, come me. Possono inventare, hanno fatto anche dei robot, però senza cervello, senza la sua opinione non può andare avanti. Noi riusciamo a muovere tutto il nostro corpo, però tipo queste scimmie non possono fare qualsiasi cosa. Certo. Come altre scimmie, quindi secondo me il fatto di creare rimane solo per Dio. Non sono uno religioso, Okay. Cioè secondo me non possono fare, cioè non possono comportarsi come altre scimmie. Però se l'hanno fatto avere un fratello completamente identico a te è spiaccicato al 100%, creato in laboratorio. No. Mi spiace, non vorrei avere un fratello come me stesso. Oppure avere un figlio completamente identico. No, perché ognuno deve avere il suo, secondo me. Okay. Se vuoi il mio parere. Comunque ognuno ha il suo carattere e deve comportarsi come me. Cioè non voglio vedere un altro identico come me giro. Non ti piacerebbe? No. Ma un'ultima cosa. Dica. Il fatto che l'abbiano fatto sulle scimmie. Il fatto che l'abbiano fatto sulle scimmie. Beh sì, hanno provato anche su esseri umani, che non è funzionato come era. Ma secondo te è solamente un passo prima il tentativo di clonare un uomo e quindi tra poco riporterà? Più o meno sì, è come fare un esperimento sui topi, dopo i topi conigli, magari dopo conigli cani, cioè del cane e dopo gli esseri umani. Quindi mancherà poco all'annuncio, magari non poco, però presto ti aspetti un annuncio, hanno clonato un essere umano. Probabilmente. È un passo pericoloso questo? La preoccupa? Penso che sia un po' come un coltello molto affilato. Di per sé non è né buono né cattivo. È un coltello che è più affilato. Okay. Se lo si usa bene, svolge la sua bella funzione e quindi è un passo avanti. Se lo si usa male, diventa molto pericoloso perché ci si fa più male rispetto al passato. Quindi allora diciamo, uso bene, uso male. Uso male...
come potrebbe essere usato male? Beh, è facile intuirlo, cioè utilizzare questi strumenti per far diventare ancora più grandi gli interessi commerciali che ci girano dietro e quindi commercializzare quello che è un frutto della scienza. Per cui ti vendo due fratelli uguali. Dietro ci vuole una normativa, una capacità di gestire l'innovazione. Così come l'energia nucleare, non è né positiva né negativa, può essere l'uno e l'altro. E quindi dietro ci vuole il disarmo e l'utilizzo dell'energia nucleare per gli usi civili. Ma secondo lei è quindi già scontato che il prossimo passo sarà l'uomo? Dopo la scimmia? Ma è chiaro, è sicuro 1000 per 1000, è solo questione di quando, non di se, ma è solo questione di quando. Quindi avremo tra non molto persone, bambini completamente identici al 100% oppure nell'impronta digitale? Magari tra qualche generazione, magari ci potranno essere delle problematiche che poi verranno superate ancora più avanti, perché sicuramente se Madre Natura ha scelto di farli diversi ed è un caposaldo di Madre Natura di continuare a diversificare perché è molto meglio per la sopravvivenza, e se l'uomo pensa che facendo dei cloni si faccia un passo avanti, è chiaro che fa un passo avanti per i propri interessi, ma dal punto di vista evolutivo della natura è chiaro che è un grosso passo indietro, per cui quindi quale potrebbe essere la positività di questo esperimento? La positività è che la scienza va avanti comunque e quindi apre degli orizzonti nuovi. Purtroppo si porta dietro anche un fagotto di imprevisti che sono molto gravosi e non so fino a che punto la classe politica che abbiamo sia in grado di gestire delle cose così grandi, per cui diciamo che la preoccupazione tende a essere maggiore rispetto a quelli che sono le soddisfazioni per il fatto che si va avanti. Chiediamo se la gente è preoccupata di questi esperimenti. Io no. No? No. È uno dei pochi, sa? Perché hanno paura che clonino un uomo. Eh sì. Ma va. Dice che non ci arriveranno? E qualche passo ci può essere. Io non ci sarò vivo, ho 83 anni. Ma visto, adesso sono riusciti con le scimmie. Scimmie e uomo non siamo molto distanti. Non è un'inchiesta. Che ha un certo... Sono arrivati adesso, dopo quanto ci vorrà a clonare l'uomo, 20 anni ancora. Chissà cosa sarà tra 20 anni il mondo. Cambiato tutto, cambia in 3 o 4 anni, cambia tutto il mondo. Un esercito di super uomini, ne prendono uno forte, grosso, e poi ne replicano 200 tutti uguali. Ci sono già i terroristi, già replicati, che fa la lavanda del cervello, e loro vanno in giro a buttare le bombe. No. Non c'è bisogno di mettersi... No. Comunque sono sempre scoperti importanti, se la usassero per l'uomo, per guarire le malattie, alla lunga la ricerca vale per quello, certo. Per farne una cosa positiva. Certo che se salta fuori il pazzo che dice adesso riesco a clonare anche un uomo, il cretino, quando fa un mondo di cretino, di assassino, ma io penso che non ci sarà un uomo, lo ammazzano prima, spero. Dice? Stiamo parlando di clonazione, ha sentito che hanno creato due scimmie completamente uguali? Ho sentito. Ma preoccupante la cosa del che facciano copie così identiche. Allora, le dico una cosa che potrebbe essere una cosa pericolosa e potrebbe anche essere una cosa positiva. Positiva per quale ragione? Magari per lo studio, anche per le malattie, così. Okay. Dopo... Quindi da quel punto di vista approviamo la sperimentazione. E dopo dovrei essere un po' più preparata. Ma ci sono dietro dei pericoli? Insomma, pensi se clonerebbero delle persone? È una cosa grave, eh? Perché mi sa che qualcuno già in giro qui a Vertova ci hanno detto il prossimo passo sarà quello. Perché l'uomo sia sempre lì, fa cose belle e cose molto brutte. E dopo naturalmente ci dovrebbe essere anche chi controlla. Certo. Avere una nipotina perfettamente uguale a lei? No. Identica in tutto tutto? No, per carità, no, assolutamente. No? No. Non le piacerebbe? Ma scherziamo che dobbiamo essere tutti diversi, con le nostre caratteristiche. Oppure... prendere una bambina intelligente, bella, perfetta e fare una figlia, io voglio una figlia come quella, scegliere sul catalogo, io voglio quella come quella, io penso, sana, perfetta, intelligente, bella. Io penso che sarebbe solo una persona fuori di testa,
Ecco, una persona proprio che non ragiona. Quello che decide di fare una cosa così. E così? Meglio lasciar fare la natura. Altro che, insomma, diciamo che questo mondo è stato messo tutto un po' particolare, siamo qua in un contesto particolare e siamo anche un po' a rischio, diciamo, però bisogna avere anche fiducia. Però clonazione di avere una nipotina bella e intelligente, assolutamente no. Nasca come nasca, anche se è brutta va bene lo stesso. Ecco, la cosa sempre più importante, che nasca un bambino sano. Questo è... Magari anche per quello. Eh? Magari anche per quello la clonazione. Prendiamo, no. Replichiamo una persona sanissima, no, che non ha mai avuto niente nella vita. No, perché nel mondo c'è il bello, c'è il brutto, quelle cose sì, sarebbe per la ricerca, okay. è una cosa. Ma per quello che mi dice lei, assolutamente no. Bisogna accettare anche le malattie. Sì, perché su questa terra che abbiamo fatto passi da gigante, però c'è il lato bello e il lato brutto della vita. Hai sentito che hanno clonato le scimmie? Sì. Cosa ne pensa? È un passo avanti della scienza, un passo indietro? Ma io direi che è un passo indietro. Sì. Non la piace, no, la cosa? No. Perché? Niente. Ma non saprei dirle, ma... non so, non mi so esprimere, ecco, mi scusi. Non vanno fatte queste per manipolazioni? Me no, per me no, no. Dicono che sono per scopi di ricerca. Sì, però, guardi, non me ne intendo e non vorrei raccontare stupidate. Mi piacerebbe avere una persona identica a lei? Beh, sì. Che ci fosse una signora uguale. Sì, quella è mia moglie. È che averne due è dura, eh. Averne due uguali così? Dipende per cosa la fanno e come la fanno. La fanno, dicono, ovviamente, per ragioni scientifiche. Poi, di studi. Poi come tutte le cose, se vanno un po' al di là. Non lo so, poi no. Non ho la... Dice che questo è un passo per arrivare alla clonazione dell'uomo? Ma non lo so, ne raccontano tante. Cosa ne pensa? Passo avanti, passo indietro? No, passo avanti per la scienza e passo indietro per la paura. Perché la paura? La paura che poi se vada anche per l'uomo e a me non va. Non sarebbe bello avere degli uomini perfetti, senza malattie? Per me no. Quindi non le piacerebbe avere una persona identica anche a lei? No, proprio no. Hanno solo riusciti a fare due scimmie perfettamente identiche. Mi sembra che è giusto quello che hanno fatto. È giusto questi esperimenti? Gli esperimenti che stanno facendo sulle scimmie, perché noi siamo come scimmie. E magari quindi, visto che siamo molto simili alle scimmie, potrebbero anche clonare l'uomo un giorno? Ma penso di no, però... Le due scimmie clonate in Cina... Hanno clonato, sono usciti nell'esperimento. Due scimmie perfettamente identiche. Le preoccupa tutto questo tipo di esperimenti sulle clonazioni? Per me è fuori natura. Fuori natura? Sì. Però non quindi so. È contro? Sì. Però, dal punto di vista scientifico, per sperimentare le malattie, avere due completamente uguali? Non saprei, veramente, non lo so. A lei non le piacerebbe avere una sorella perfettamente uguale a lei? No. No? Basto io. No, veramente. Oppure avere un figlio perfettamente che sa, diventerà sano, soprattutto, intelligente, bello. Tutti piace, però ci sono le malattie, ci sono le cose brutte, c'è un po' di tutto. Bisogna accettarle? Sì. Però, avendo la possibilità di non cascarci? No. Lei lascia fare alla natura. Alla natura. Sì. Come viene, viene. Come viene, viene. Sulla clonazione delle due scimmie, ne hai sentito parlare? Sì. Cosa ne pensa? Un esperimento buono? Sinceramente non ho approfondito, non le posso dire niente, ho sentito qualcosa ma non le posso rispondere. Ma del discorso della clonazione cosa ne pensa? Sono esperimenti validi? Non lo so, guardi, bisogna approfondire di più. Avere uomini fotocopie uno dell'altro? No. No, quello no. No. Ho sentito parlare, però. Ha replicato le scimmie. E adesso andando a cosa farai, cos'è? Lo chiedo a lei.
Chi lo sa che, ma per me è una cosa che non può stare, ecco. Non può stare una cosa del genere. Dice che è impossibile che arriveranno a replicare uomini. Per me sì, perché non penso che arrivino a quella fare lì, perché altrimenti noi cosa, che fine facciamo? Ma sa che poi l'ego di questi scienziati, cioè per la serie, tu sei riuscito a clonare il topo, io ti clono la scimmia. Tu sei riuscito a clonare la scimmia, io ti dimostro che sono ancora più intelligente e ti clono l'uomo. Guarda, no, per me no. Niente. Per me no. Per me no. Prendere, non è possibile. Prendere dei modelli di persone che non hanno mai avuto una malattia, perfette, sane, intelligenti, anche piacevoli. Allora scegliere figlio. Allora cosa facciamo? Allora il genere, la continuazione della specie, come fa? Cosa fa? Lo cloni, però dopo? Tipo uno vuole una femmina? Ok, sai che magari uno vuole la femmina, non arriva la femmina, arrivano 8 maschi. Lei quanti eravate in famiglia? La mia famiglia eravamo in 5 fratelli. 5 fratelli? No, tre fratelli e 2 sorelle. Ah, allora. Ma pensi a quella povera mamma che ha 5 figli maschi. Non arriva la femmina. I miei cugini sono 7 fratelli. Tutti maschi. Bodo, pensa a quella povera sciura. Altre mie cugine erano 4 femmine. Bodo, pensa a quel povero papà. Magari che fortunato. Io da due maschi ho quattro nipotine. Tutte femmine? Tutte femmine. E il maschio? E il cognome? Non portiamo avanti il cognome. D'altronde la mia famiglia si finisce. Mia famiglia si finisce. E allora, grazie alla clonazione, sceglie il maschio. No. Quello che arriva. No. Non è la mia. Ma a parte il maschio e la femmina, soprattutto sceglie una fotocopia di una persona sanissima che non ha mai avuto un problema. Allora il mondo non è più quel cambio di generazioni, quel cambio di come si chiama? Un cambio di generazione praticamente, perché come siamo arrivati noi. Figlia a catalogo, allora lei. No. Come viene? Io vado ancora alla vecchia. E soprattutto uno diverso dall'altro. Uno diverso dall'altro. Perché se no come fai a conoscere? Le scimmie clonate in Cina, esperimento positivo o negativo? Non lo saprei, dovrebbe essere positivo, a regola. Speriamo che sia positivo. Perché dice che questo è un punto di partenza verso altro? Sì, senz'altro. Però sono un po' scettico su queste cose. Avere un domani la possibilità di clonare un uomo. L'uomo deve essere clonato, non può essere clonato. Deve nascere naturale. Ed essere uno diverso dall'altro. Cioè, sicuramente. La clonazione mi sembra una cosa un po' fuori luogo. Un bel nipotino identico a lei. Perché deve essere per forza identico? Ma sa che c'è certa gente che ha l'ego talmente alto che dice io un nipote lo voglio identico. Può nascere anche meglio, no? E magari qualcuno però pensa alla probabilità che possa nascere peggio. E se mi nasce con qualche difetto, e se mi nasce così, tac, prendo quel campione lì e lo faccio identico. E chi dice che io sono migliore degli altri? Non può nascere migliore? Non può nascere... Beh, è sempre il stesso discorso, meglio l'uovo oggi la gallina domani, o viceversa. Bisogna vedere, no? Lei dice, voglio essere che sia clonato come me, va bene, ma io chi sono, cosa valgo? Oppure magari ci sono persone migliori di me, no? Non può essere meglio. Oppure suo figlio che le fa una sorpresa, papà, ti faccio un regalo, il tuo nipote sarà identico a te. Non sono d'accordo. No, assolutamente. Può nascere meglio, può nascere peggio, ma la vita è questa qui. Qualcuno poi fa discorsi di creazione di super uomini, la serie, la ricerca dell'uomo perfetto, in laboratorio. No, questo proprio. E allora noi cosa ci stiamo a fare? Quello che non è perfetto cosa fa? Si butta nel fiume. Ah, ecco. Purtroppo nell'uomo c'è un po' di perfezione e tanta, e anche imperfezione. C'è il buono, il bello, il brutto e il cattivo. Purtroppo è così.
Ma poi secondo lei in futuro lo vedremo davvero un, chiamiamolo, catalogo su cui scegliere una fotocopia? No, no. Spero di no. No. Dovrebbero metterci una bella... Allora facciamo tanti robot, che facciamo prima? Okay. Ha sentito qui parlare della clonazione? È una schifezza. Perché? Perché di sì, perché fra un po' vedremo che i bambini arriveranno tutti da quelle cose qua. Mm. E quindi creati tutti in laboratorio? No. Non le piace? No, neanche un po'. È una cosa proprio che mi fa schifo. Però veramente. Lo fanno per le malattie. Adesso lo fanno per le malattie. Mi dirà poi fra un po' di anni se saranno solo le malattie. Fanno sempre così loro. Iniziano, fanno questo e poi girano le cose in un'altra maniera. Per me è una cosa... Questa cosa delle malattie secondo lei è solo una scusa? È una scusa, bella e buona. Ma che senso ha creare delle persone uguali uno all'altro? Perché dovrebbero farlo? Perché adesso c'è gente che vuole quelle cose lì, biondo, gli occhi azzurri, che sia qua, che sia là, e sperimentando escono quelle cose qua. E quindi fare figli su misura? E ormai sarà così. Lei magari voleva quattro figli tutti maschi? Ah, che bello! Con questi... ne ho tre maschi. Ah, tre maschi? E sono felice perché sono maschi. Ma ha visto, lei non voleva la femmina? Lei cercava la femmina. Non cercavo io la femmina. La sceglieva su catalogo. Diceva, voglio una femmina che sia bionda, che sia mora, che sia alta. No, guarda che voglio ancora i figli naturalmente, che sono le cose più belle. Mm. Non uno perché mi obbliga a fare certe cose per avere figli, ma no, va. No. Queste cose qua. Preferisco non aver figli, piuttosto di fare certe cose come stanno facendo. Ma a parte il sesso, non senso dei nascituri, magari per le malattie. Ma se sarebbero solo per le malattie, no, lì il discorso. La clonazione, dico, dei maschi, delle persone, dico. No, neanche quello, no. Magari scelgo uno che non ha mai avuto niente nella vita, così almeno dal punto di vista della salute. No. Bisogna accettare qualsiasi cosa. La natura deve essere come è stata messa, non travolgerla in questo sistema, perché... è una cosa brutta. Però secondo lei in un futuro... Ah sì, si arriverà lì. Vedrete. Hanno clonato le due scimmiette. Non sono d'accordo per niente. No. Per quale motivo? Perché di sì, perché va contro la natura. Va contro la nostra natura che abbiamo, perlomeno io una certa età così. Può darsi che sia un miglioramento di tutto, ma però per bene. Gli scienziati si sono interrogati, si sono chiesti, ma la natura è sempre buona? Andare contro la natura? Magari se la natura è cattiva, sì, andiamo contro la natura. Contro la natura è quello, perlomeno da quando che c'è il mondo, perlomeno c'è stata sempre la divisione in tutte le cose, in tutte, che sia migliori sia peggiori, però quando è stato creato l'universo c'è state le due cose. Prendiamo l'esempio degli animali, siamo noi che ruiniamo gli animali, perché loro c'è sempre la loro idea, come del maschio e la femmina, in tutte le cose. Sì. La natura ci ha regalato le cose belle, l'amicizia, ci ha regalato anche le malattie. Purtroppo anche quelle, fa parte, ma però di questo qua, anzi, ciao. E si rovina e ci distruggiamo per noi stessi. Dobbiamo andare avanti così come siamo. Per me, sì, migliorando le certe cose che dove c'è, ma andare a sopraffare, ti verrà un momento che anche l'uomo allora può cooperare i bambini. Vedrà. Vedrà, perché così. Ti dove è il supermercato dei bambini? Andiamo avanti così. Ordina un bambino. Come su Amazon adesso fa. come fanno di solito. Ma e il fatto invece che giochino con gli animali, chiamiamolo giocare, che fanno questi esperimenti sugli animali? Ma io guardi, sta bene curare gli animali che giocano, che c'hai il loro... Per fare questi esperimenti... Io sono contrario.
Quindi non le piace no, questo? Per me no, perché bisogna capire anche a loro se è meglio o se invece ti dà dei disturbi, è contro il suo essere di natura. Quindi sia che siano animali che uomini, a lei questi esperimenti? No, non va. Niente. Anche quando ho fatto la cagnetta che è andata sulla luna, la grande. No. Lasciamoli in pace gli animali. Lei, ecco. Hai sentito che sono riusciti a creare due scimmie? Il pensiero che poi clonano anche noi. Tutti oggi mi hanno risposto la stessa cosa. Vogliono arrivare lì. Ecco. È convinta lei che vogliono davvero arrivare lì? Non lo so, guardi. Non mi sono interessata molto del caso. Il fatto che appunto lavorino su scimmie uguali. La scimmia, se dicono che l'uomo viene dalla scimmia, siamo messi bene. Ma lo fanno per scopi scientifici, per debellare le malattie. Si spera. Dopo sai, magari c'è quel matto che con i soldi che vuole avere il clone. Non pensiamo neanche a queste cose, va, che è meglio. La preoccupano? Ma no, non più di tanto, perché poi è una certa età, spero che poi ormai... Una nipotina identica a lei? Sì, ne? Ma lei non le piacerebbe? No, per carità, no. Voglio essere unica. Cosa ne pensa? È una schifezza. Perché? Perché non si può fare quelle cose lì, dai. Non le piace che giochino con le fotocopie? Oggi con le scimmie, domani con la gente. Ecco, dopo clonano la gente, così le dopano per andare a fare in guerra. Perché la sua paura è quella che magari fanno un esercito, fanno un esercito di grandi e grossi e cattivi. Capito adesso? Tutti uguali. È una cosa fuori dal normale, dai. Ma secondo lei è una cosa che ci può anche pensare, o secondo lei è impossibile che si arrivi a una cosa? No, io non dico niente, non mi va. Ma magari qualcuno lo farà davvero, un esercito di uomini, di combattenti? Sì, succede, perché quello che succede qua, succede di tutto adesso. Oramai... C'è da preoccuparsi. Sì, per tutto. Hanno creato due scimmie in laboratorio perfettamente identiche. No, non ho mai sentito parlarne. Hai sentito parlare di clonazione? No. Il fatto di fare due... Non guardo più al telegiornale. No, non mi piace. Ci sono troppo morti. Hai sentito della notizia delle scimmie? Da Dolly, da 7-8 prima hanno fatto la pecora, sì, e adesso hanno fatto questa settimana l'annuncio della clonazione di due scimmie. Ah, non l'ho visto. Ho sentito dire che... delle scimmie lì, ma io credo ancora che parlavano... No, è nuovissima. Perché prima i topi, quello ormai pecora, adesso scimmie che sono cosa molto... Cosa vorrebbe sapere se... Cosa ne pensa lei di questi tipi di esperimenti? Per salvare l'uomo. Dicono che è per studiare le malattie su base genetica. Però ci vanno di mezzo le scimmie. Ci vanno e qualcuno anche quello, qualcuno dice... Ma non saprei cosa dire su quello fatto lì. Qualcuno è preoccupato invece perché un domani potrebbero clonare gli uomini. Ah, per quello. Lei pensa che si potrebbe arrivare lì? O è un'esagerazione? Può darsi che... Perché vede che il giorno d'oggi più che andiamo avanti, più che diventano di tutti i colori. Può darsi. Sono preoccupati. Non pensiamoci a quando verrà. Potrebbe essere anche una cosa di non molto tempo. D'altronde, se vogliamo dare i passi, se vogliamo stare all'avanguardia, bisogna anche. Quindi non le meraviglierebbe se tra un po' clonassero l'uomo e avessimo in giro 4-5 persone completamente identiche, o addirittura un esercito di persone completamente identiche? No, non mi vedrei. No, una roba così no. Per me no. Ma dici che ci arriveranno, faranno una cosa così prima o poi, io è da escludere. Ma penso che ci riusciranno a fare una cosa così. E lo faranno? E lo faranno. Anche perché se lo vogliono fare lo fanno. Anche se noi reclamiamo. Perché vede che tutte le cose che fanno possiamo noi fare, ma... Se vogliono, se hanno in testa di fare, la scienza va avanti. Ma andrebbe fermata invece la scienza? Eh? Ogni tanto andrebbe... E chi la ferma? E chi la ferma? Imporre degli obblighi. Voi non potete fare esperimenti sull'uomo, punto.
di clonazione. Vietato. Ah. No. Non penso. No. Dal Ponte San Carlo in Vertova vi giungono i nostri saluti finali con i ringraziamenti di rito a Vladimir Lazzarini per l'immagine e il montaggio del Sasso nello Stagno ed ovviamente a voi che ci avete seguito anche in questa puntata del Sasso nello Stagno. Ovviamente vi ricordo sempre, non lo faccio spesso ma voi sappiatelo sempre, se avete temi da suggerirci per uno dei prossimi Sasso nello Stagno mi raccomando fateci sapere via mail a info@antenna2.it o via telefono 0346 23 626. Grazie da Tony Tranquillo, appuntamento alla prossima settimana.